Da domani Imola tornerà a essere sede del campionato del mondo di ciclismo su strada. 52 anni fa, sempre a Imola, nell'ultima occasione, vinse Adorni su Herman Van Springel e terzo finì Michele Dancelli, poi vincitore della Milano Sanremo del 1970. Imola, dunque. Da domani ci sarà la crono individuale femminile. Non ci sono né under 23 né tantomeno juniores per evitare il propagarsi di questo virus. Punto. Le favorite di domani sono le olandesi Van Vleuten e Van Dijk e le statunitensi Dijkaard e Nieben. Per l'Italia qualche speranza potrebbe venire, potrebbe esserci, dalla Bussi, specialista cronometro. Per le altre, a cominciare dalla Reusser, qualche possibilità potrebbe avercela Elisa Brennauer, nome di spicco nel ciclismo femminile. O la Canuel. Storicamente l'Italia, sia a livello maschile che femminile, non è mai andata granché. A livello individuale, perché nella 100 km, quando valeva che per il campionato del mondo, abbiamo vinto numerosi ori. Comunque, per quanto riguarda le donne, l'ultima medaglia risale a Mendrisio 2009 e ce la regalò Noemi Cantele. Da quel giorno l'Italia non vinse più una medaglia a livello di crono femminile professioniste. La crono professionisti maschili, invece, dal 2009 ad oggi è arrivato l'argento di Malori e il bronzo di Ganna.